Buongiorno a tutti, siamo da Autotorino Hyundai a Corbetta e ora scopriamo insieme la nuova Kona. Ed ecco voi nuova Kona, nuovo modello da parte di casa Hyundai. Noteremo sicuramente il cambio netto dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista dimensionale, raggiungendo comunque dimensioni decisamente più grosse, sia dal punto di vista di lunghezza che delle capacità del bagagliaio. In questa versione N-Line troviamo un design decisamente più sportivo, partendo da un cerchio da 18 pollici, quello più sportivo sulla gamma Kona, nonché un deflettore anteriore con linea sportiva e dedica N-Line apposita. Rispetto al modello precedente di Kona, un muso completamente diverso, questo faro 100% LED automatico che si illumina unicamente nel caso di fare abbaglianti. Faro 100% LED che troviamo anche nella parte posteriore di Kona. Inoltre, grandissima novità inserita su questo nuovo modello è sicuramente il bagagliaio, completamente ingrandito, nonché arrivato quasi a un 500 litri di capienza, il più grande nel segmento B-Sub. Punto forte di questa motorizzazione è sicuramente il rapporto tra gli ottimi consumi e i livelli di emissioni di CO2. La macchina riesce ad erogare un 100% elettrico in base alla tipologia di chilometri orari a cui si viaggia, ricaricando automaticamente con la frenata rigenerativa, quindi senza bisogno di nessun tipo di ausilio esterno. Nella parte interna possiamo notare subito un cambio di design completo dal punto di vista del volante, sicuramente più moderno ed estetico, con tutti i comandi al volante che lo rendono super funzionale. Nuovo display scelto da Hyundai per nuova Kona è un doppio da circa 12,25 pollici che permette di avere un infotainment sicuramente super leggibile con Android Auto, Apple CarPlay e sistema di navigazione già integrato. Un altro dettaglio fondamentale, il tunnel centrale completamente ribassato che dà più spazio e più senso di ampiezza e larghezza all'interno dell'auto, portando il cambio qua sotto, con questa levetta super estetica ma sicuramente anche molto comoda. Altra caratteristica fondamentale di Hyundai e di nuova Kona è l'inserimento di tutti quelli che sono i sistemi di sicurezza avanzata, ovvero gli ADAS. Dal mantenimento attivo, il visore per la stanchezza, la frenata d'emergenza, fari automatici e tanti altri. Una caratteristica sicuramente migliorata su nuova Kona è lo spazio interno del veicolo, soprattutto nella parte posteriore dove è stata decisamente ingrandita ed una persona di più di 1,80 m riesce a star seduta tranquillamente comoda. Vi aspettiamo in tutte le nostre filiali Hyundai Autotorino per scoprire la nuova Kona oppure sul nostro sito www.autotorino.it.